Il baccalà alla vicentina è una ricetta pericolosa da proporre. Dico pericolosa perché qui da noi tutti hanno la loro ricetta, quella di famiglia che si tramandano dalla nonna, della nonna, e di solito tutte le altre sono peggiori. Quella di famiglia è sempre la migliore possibile. Del resto mi sembra giusto che sia così, perché qui a Vicenza il baccalà è una vera tradizione. Figuratevi che esistono addirittura varie sagre del baccalà, anche se, pur rispettando tutte le altre, devo dire che quella di San Drigo è veramente ormai un'istituzione. Figuratevi che vengono sempre dei rappresentanti dalle isole Lofoten a rappresentare il luogo di origine, uno dei luoghi di origine di questo prelibato pesce. Credo che se Vicenza decidesse per assurdo di non comprare più baccalà, il prodotto interno lordo di quel territorio crollerebbe immediatamente. È vero che il baccalà si cucina in tutta Italia con ricette gustosissime, molto diverse tra di loro, ma è anche vero che la maggior parte della produzione arriva dalle mie parti. Quindi, ricetta pericolosa da proporre, ma devo comunque farla, perché l'ho promessa a Claire e la parola di un gentiluomo deve essere sempre onorata. Quindi via, a costo di prendermi un sacco di parole da vicentini che hanno la nonna sicuramente che la prepara meglio di me. Ma tanto lo sapete, non pretendo di preparare un piatto nel miglior modo, meglio degli altri, dico solo che quello che faccio a me viene benino e quindi mi fido a proporvelo. È una ricetta difficile, perché devo dire la verità, le quantità negli ingredienti sono abbastanza occhio. Aspettatevi di doverlo preparare un paio di volte per arrivare a trovare il giusto compromesso tra la ricetta e il vostro gusto personale. Però devo dire che alla fin fine è una ricetta difficile da sbagliare. Baccalà, che è il piatto tipico della cosiddetta cucina povera, quella di una volta, quella di quando questo piatto veniva preparato perché considerato economico. Oggi non è più così, anche se devo ammettere che alla fine, se lo preparate a casa, non è poi così costoso. Con un chilo di baccalà secco fate mangiare una famiglia decisamente molto numerosa e poi vedrete i risultati nel video, nella seconda parte del video. Ovviamente ha un prezzo un po' importante se lo mangiate al ristorante o se lo comprate già fatto, perché è una preparazione non complicata, però abbastanza lunga, laboriosa. Fermi tutti però, una cosa importante da specificare. Il baccalà, per noi vicentini, è lo stoccafisso? Mi stavo dimenticando di dirvelo, ma credo sia importante per capire di cosa stiamo parlando. Facciamo chiarezza, perché capisco che la cosa possa generare confusione. Noi vicentini prepariamo il baccalà, ma sappiamo benissimo che non si tratta di baccalà. La confusione nasce dai termini baccalà e stoccafisso, che sono due modi diversi di trattare il merluzzo, lo stesso pesce quindi. Baccalà sarebbe il merluzzo che appena viene pescato viene sviscerato e ricoperto di sale. Lo stoccafisso invece è merluzzo essiccato al sole. Quindi è vero, noi vicentini chiamiamo baccalà lo stoccafisso, ma non per ignoranza, attenzione, lo sappiamo benissimo che usiamo il termine sbagliato, ma sembra che abbiamo iniziato a chiamarlo baccalà perché questa parola era più affine al nostro dialetto. Una parola in dialetto per stoccafisso non veniva mia bene, insomma. Quindi usare la parola baccalà invece era facile, togli la doppia C e fai scivolare via la L ed è fatta, cioè baccalà. Sembra una parola nativa veneta perfetta. Quindi portate pazienza, se venite a mangiare il baccalà a Vicenza e vi danno una cosa che per voi è lo stoccafisso, è normale, ma è giusto così. Quindi adesso permettetemi di usare la parola baccalà, ma voi capirete che per tutto il resto del mondo che non sia Vicenza sto riferendomi allo stoccafisso. Ci sono varie discussioni su quale sia il baccalà migliore, quello islandese, quello norvegese. Io ovviamente non voglio addentrarmi in questa discussione. Io personalmente dalle mie parti trovo praticamente sempre quello norvegese, quindi sono abituato ad usare quello. Ma per questa trattazione in fondo poco importa, perché che abbiate in mano un prodotto che arriva dall'Islanda o dalle isole Lofoten, il procedimento e la preparazione sarà sempre quello. Qui a Vicenza è una vera tradizione, vi dicevo, figuratevi che esiste addirittura un gruppo di persone, la confraternita del baccalà alla vicentina, che mi pare da una trentina d'anni più o meno ha lo scopo di salvaguardare e diffondere l'antica ed originale ricetta del baccalà alla vicentina, che vanta 400 anni di storia. Per fare il baccalà ci sono due strade. La prima è comprare il baccalà, lo stoccafisso, secco. In questo caso dovete pensare di iniziare la preparazione 4 giorni prima di quando vorrete mangiarlo, perché sarà necessario porre la bestia in acqua per 4 giorni per far sì che il pesce si riprenda e si reidrati. 4 o 5 giorni nei quali avrete l'accortezza di cambiare l'acqua almeno un paio di volte al giorno. Io lo preparo così, perché metto l'animale in taverna lontano dal mio naso. In effetti è vero che questa fase, il baccalà, durante questo periodo, questo pesce tende a sprigionare un aroma che molti potrebbero non apprezzare, niente di eclatante, ma comunque fastidioso se lo tenete ad esempio in cucina. Per chi non volesse affrontare questa fase è sempre possibile comprare il baccalà già bagnato. E quale ricetta vi proporrò?
come sempre quella che facciamo in casa mia. Non posso dire che sia quella originale perché ha delle piccole differenze, come l'uso per esempio delle sarde sotto sale. Io uso le alici sott'olio. Nella seconda parte del video, quella girata in cucina, vi scriverò gli ingredienti. Vedrete che sono quasi tutti quanto basta, ma anche quelli per i quali dico le quantità. Beh, sono approssimative e possono essere comunque modificate un po', secondo il proprio gusto. Del resto, dovreste vedere la ricetta che mi aveva dato mia zia. È una lista di ingredienti senza peso, neppure il pesce si dava il peso. Quelli che riporto sono quelli che ho potuto pesare durante questa preparazione, più o meno, perché di solito vado ad occhio. Comunque state tranquilli, l'ho assaggiato dopo averlo preparato ed era buono. Alcune fasi della preparazione sono leggermente diverse. Io preparo l'impanatura unendo la farina, il sale, il pepe e il formaggio grana. La ricetta originale vorrebbe infarinare il pesce solo nella farina, disporlo nella pentola e poi spolverare sopra il grana, il sale e il pepe strato dopo strato. Altro aspetto interessante è la cottura. Io cucino in forno, temperatura non molto alta, 160-170 gradi per almeno 2 ore e mezzo di cottura. C'è però chi lo cucina in pentola di terracotta, ma credo che in questo caso ci voglia molto più tempo. La confraternita mi dice 4 ore e mezzo a fuoco molto lento. In vicentino si dice che la pentola deve pipare. Il tempo di cottura è l'aspetto più complicato da definire, lì serve un po' di esperienza. Ammetto che la prima volta che l'ho fatto il baccalà, ricordo che dopo un paio d'ore di cottura l'ho anche assaggiato. Ovviamente in ogni caso è vietatissimo mescolare. Mescolare significherebbe rompere i pezzi di pesce che dovrebbero essere i più grandi possibile. Il baccalà infatti non deve essere un insieme di frattaglie, anche se lo andate a mangiare al ristorante, devono esserci dei pezzi abbastanza grandi e quindi noi dobbiamo cercare nel limite del possibile di mantenere grandi questi pezzi. A proposito, non ve l'ho detto perché per me è una cosa ovvia, fin troppo ovvia. Preparate il baccalà e poi servitelo dopo 12-24 ore di riposo con una bella fetta di polenta, che poi è la morte sua. Spero di avervi detto tutto. Adesso andiamo in cucina a prepararlo. Ciao! Fate stufare le cipolle con le acciughe in abbondante olio. Alla fine le cipolle dovrebbero avere questo aspetto, mescolate spesso per evitare che si brucino o prendano un cattivo sapore. Aggiungete il prezzemolo e mescolate, le cipolle sono pronte. Lasciamole per il momento da parte, ci serviranno dopo. È giunto il momento di prendere il baccalà. Baccalà che avrete bagnato in acqua per 4 giorni, avendo l'accortezza di cambiare l'acqua almeno un paio di volte al giorno. Apriteli usando un coltello affilato. Fate attenzione perché la pelle del baccalà è estremamente coriacea. E poi viene la fase più fastidiosa della preparazione, ossia la deliscatura. Bisogna cercare di trovare una sorta di compromesso tra l'avere i pezzi più grossi possibili e riuscire a togliere le lische, almeno quelle un po' più importanti, perché in effetti mangiare il baccalà è bello se si hanno pezzi importanti nel piatto, non semplici frattaglie. Il vostro più importante alleato in questa fase è il tatto. Le lische si sentono, non si vedono. Però non preoccupatevi, se proprio non riuscite a toglierle tutte, cercate di togliere almeno quelle più grandi, perché quelle più sottili, quelle più piccole, si consumeranno in fase di cottura. A questo punto preparate un'impanatura a base di farina, sale, pepe e formaggio grana. Le quantità faccio un po' fatica a darvele perché dipende molto dai gusti. Impanate i pezzi di baccalà e andate a disporli in una teglia precedentemente riempita con un fondo di abbondante olio. Nel caso in cui farete più teglie, cercate di alternare pezzi un po' più consistenti, un po' più grossi, con pezzi un po' più piccoli, sottili e minuti, in modo da avere parti consistenti del pesce un po' in tutte le teglie che andrete a comporre. Fatto il primo strato, mettete sopra un po' di quel trito di cipolla con acciughe e prezzemolo che avevate preparato prima. Spolverate con un po' di formaggio grana e proseguite con un secondo strato e via così.
A questo punto coprite con una miscela fatta del 50% di olio d'oliva e 50% di latte, più o meno. Anche qui si va molto a gusto. Se volete qualcosa di un po' più gustoso, mettete un po' più di olio rispetto al latte. L'importante è andare a coprire perfettamente tutto il baccalà. Non riempite troppo la teglia, perché in fase di cottura nel forno l'olio tenderebbe a uscire e a sporcare il forno stesso. È possibile coprire il baccalà con la sua pelle e questo permetterà al baccalà di non seccarsi in fase di cottura. Tagliate tranquillamente la pelle del baccalà in modo da ottenere delle strisce che siano, diciamo, compatibili con la teglia che avete. Utilizzate i pezzettini più piccoli per coprire i buchi. Se non dovesse bastarvi la pelle, potete sempre utilizzare della pellicola d'alluminio per coprire. Ecco qui le tre teglie pronte per essere infornate. Cucinate il baccalà a 160-170 gradi in forno per un paio d'ore e mezza almeno. Questo è il risultato che dovrete ottenere. Buon appetito a tutti da Vicenza!